Tra le piccole e grandi imprese che Roma riserva ai suoi abitanti e turisti c'è quella di andare al bagno, alla bar, facile imbattersi nel cartello bagno fuori servizio e la percentuale dei problemi idraulici per questo tipo di esercizi appare inverosimile. O il più sfacciato, per l'uso del bagno è obbligatoria la consumazione, dunque il barista ha sempre ragione. Il Messaggero ha recuperato un antico testo unico sulla pubblica sicurezza che recita: gli esercenti sono tenuti a garantire i servizi a chiunque ne corrisponda il prezzo. Dunque, usare il bagno di un locale è un diritto solo se si è clienti paganti. Brutta fine fa la cortesia, ma del resto quella non è un diritto. I produttori di caffè in Italia si fanno una durissima competizione e lasciano poco spazio ai piccoli e a volte storici marchi. È il caso di Danesi, che però si sta rifacendo alla grande sul mercato estero. Danesi Caffè è una delle più antiche imprese della capitale, azienda familiare che ha 120 anni di storia, è attiva nell'importazione, torrefazione e per l'appunto esportazione di caffè. Ed è qui che Danesi Caffè vanta un fatturato per l'80% realizzato sul mercato internazionale. Saranno pure numeri contenuti rispetto ai giganti, ma in 55 paesi del mondo in commercio c'è anche Danesi, il caffè dei romani. In 3 mesi il 16,6% delle ore di lavoro dei netturbini è andato perso per assenza sul posto di lavoro. Al primo posto tra le motivazioni ci sono sempre le malattie. Il dato è in miglioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma non quanto ci si aspettava, visto che ad inizio 2022 c'era ancora l'emergenza Covid, mentre il dato è addirittura peggiore rispetto alla fine del 2022. L'AMA vuole poi controllare di più sulle piccole assenze che si verifica il lunedì e il venerdì. E il caso di illeciti in azienda già in passato aveva intrapreso azioni di vario tipo, compreso il licenziamento in una ventina di casi. La CGIL di Roma e Lazio ha invece contato 300.000 assunzioni in più nella regione. In termini percentuali è un robusto 12% in più. I settori con più richiesta sono stati i servizi alla persona, pubblico impiego, sanità e trasporti. C'è poi la lettura che ne trae la CGIL sulla qualità dell'impiego, con la sottolineatura che il 90% dei nuovi contratti è a tempo determinato, frammentato anche in apprendistati, collaborazioni e lavori interinali. E manca poi l'incremento più invocato di nuovi operatori nel turismo e nella ristorazione.